Bene, ci sono. Perdonate le impolverità, tutto bene? Più o meno. Chi vuoi fare gara con me da domani? Uno e basta, poi altri ci saranno ovviamente. Io volevo chiedere una cosa, tra l'altro, ormai che vai. E siccome non so per quale motivo, ma ancora un esame non mi si attiva. Sì, adesso provo. Volevo chiedere se mi puoi scrivere lei all'esame. Vediamo, adesso lo vediamo mercoledì. Lei venga pure, che non ci sono problemi. Va bene, che dopo vediamo. Semmai, dato che non ho letto niente per l'appunto l'orario e il luogo dell'esame. E dunque, che cosa ho scritto sulla mia esame? Dunque, mi pare di aver scritto qui in sala colonna alle 9. Aspettate che l'ho notato. Allora, dunque, 18-12, iscritti 8, sala colonna alle 9. Sono 8 iscritti, quindi con lei sono 9, 3 ore, mezzogiorno finiamo, mezzogiorno l'una. Tutto chiaro? Quindi in questa no, sala colonna, cioè è qui a Terracini, ma la sala colonna presente qual è? È quella praticamente. Dove si è fatto lezioni con lei? E dall'altra parte, praticamente sempre a quell'altezza lì, però non bisogna entrare nella porta dove si entra Badge, ma fuori dalla porta, appena passata. Ah, quella prima della porta. Sì, no, cioè non è esattamente quell'aula lì, comunque ci vediamo lì, va bene? Perché è a 10 metri di distanza dall'altra parte del corridoio, ma lei non dovete entrare da nessuna parte. Aspettatemi lì, davanti alla porta, poi dopo quando io arrivo, iniziamo. Va bene? Grazie mille. Prego. Allora, dunque, oggi affrontiamo, direi, l'ultimo o il penultimo argomento di questo corso, che è la presentazione delle briglie fluviali di consolidamento. Noi abbiamo già discusso i profili del pelo libero tra le briglie e un attimo solo mi stacco. Ci siamo però limitati, quando abbiamo discusso i profili del pelo libero tra le briglie, solo a quell'aspetto specifico, ovvero soltanto all'analisi dei livelli del pelo libero. Non abbiamo parlato di come si progettano le briglie, abbiamo assunto che ci fossero briglie su un alveo fluviale a forte pendenza, la cui geometria non abbiamo assegnato, abbiamo soltanto detto che richiedevamo, che si richiede per la progettazione delle briglie, che abbiano un'altezza tale per cui la corrente non abbia energia sufficiente per passarle. E vi ho detto che nel caso in cui questo non si verificasse, si tratterebbe di un caso di progettazione errata, e vi ho detto, poi vi spiegherò perché, ovvero per quale motivo noi invece abbiamo la necessità di imporre che le briglie abbiano un'altezza tale, ripeto, per cui la corrente non abbia energia sufficiente per superarle. Ecco, questo aspetto in realtà, cioè questa imposizione sull'altezza della briglia, faccia parte della progettazione. Però noi di quello non abbiamo discusso, abbiamo semplicemente fino ad ora analizzato che cosa succede a livello del pelo libero prima e dopo l'interrimento, quando vengono poste in alveo delle briglie di consolidamento. Ecco, un'altra cosa che vi ho detto è che le briglie di consolidamento si differenziano dalle briglie selettive che vi ha spiegato Bratt, perché hanno uno scopo completamente diverso. La briglia selettiva ha il compito di trattenere le colate detritiche, la briglia di consolidamento ha invece la funzione di consolidare l'alveo. Ecco, consolidare l'alveo come? Riducendo la pendenza, e eventualmente riducendo la pendenza, quindi causando l'interimento a monte, eventualmente sostenendo il piede dei versanti. Ecco, però lo scopo della briglia di consolidamento è proprio quello di ridurre la pendenza. Per quale motivo abbiamo questa necessità di ridurre la pendenza? Dunque, intanto le briglie sono spesso poste in successione proprio per questo motivo, nel senso che ovviamente su un alveo a pendenza elevata, se voi ponete in successione dei muri di questo genere, che cosa succede? Succede che a monte si deposita materiale solido e la pendenza diminuisce, quindi succede questo. La pendenza diminuisce. Ora, che pendenza
assumerà l'Alveo a seguito di questo intervento, lo discutiamo proprio oggi. Ecco, perché io qui ho fatto la rappresentazione schematica in cui ho collegato la sommità della briglia con i piedi di quella precedente, ma non è mica detto che l'Alveo poi assuma quella pendenza lì. Cioè, vedete che qua io che cosa ho fatto? Semplicemente ho detto bene, dalla testa di ogni briglia ho collegato la testa con il piede della briglia precedente, ma non è mica detto che l'Alveo assuma questa pendenza. Ecco. Però è evidente che le briglie causando l'interimento a monte riducono la pendenza d'alveo. Ecco, per quale motivo noi abbiamo bisogno di ridurre la pendenza d'alveo? Ne abbiamo bisogno perché l'alveo a forte pendenza, nel momento in cui noi interveniamo con delle briglie, evidentemente è soggetto ad erosione. Cioè ci troviamo in un alveo soggetto ad erosione. Se non così non fosse, noi non considereremmo neppure di intervenire con delle briglie. Perché non ce ne sarebbe necessità. Invece l'alveo soggetto ad erosione ci preoccupa per i motivi che abbiamo già discusso, scalzamento dei versanti, ci preoccupa perché il materiale eroso poi viene trasportato a valle e può originare delle colate detritiche. Allora noi vogliamo evitare questo fenomeno di erosione. Come si fa ad evitare il fenomeno di erosione? Bisogna calare l'energia della corrente. O quantomeno evitare che l'energia della corrente possa erodere l'alveo. Ecco, un modo per calare l'energia della corrente è quello di calare la pendenza. Nel momento in cui la pendenza cala, noi caliamo l'energia della corrente. Voi però mi potreste dire, ma come? Ma l'energia è causata da un dislivello. Quindi qualunque sia la pendenza, il dislivello tra l'inizio del tronco d'alveo che considero e la fine rimane quello. Quindi mi potreste dire, non è vero che l'energia della corrente cala, perché comunque la corrente deve superare questo dislivello e nel superarlo guadagna energia, giusto? Però è anche vero che se io passo a una sistemazione di questo genere, che cosa succede? Succede che la dissipazione energetica della corrente viene concentrata nei salti. Tra una briglia e l'altra, invece, la corrente ha indubbiamente meno energia, cioè guadagna meno energia, poi la guadagna all'improvviso nel salto. E quindi diciamo che da una dissipazione, scusatemi, da una erosione continua, o meglio, da una dissipazione energetica continua, passiamo a una dissipazione energetica localizzata, quindi a un'erosione localizzata. E questo per noi è più conveniente perché è molto più facile evitare delle erosioni localizzate, sappiamo dove sono, piuttosto che evitare un'erosione continua. Immaginatevi un tronco d'alveo lungo 10 km, ecco, evitare l'erosione su 10 km è complesso. Se invece noi concentriamo l'erosione in questi 10 km in 4-5 punti, allora abbiamo semplificato il problema. Questa è la ragione della sistemazione a briglie. Si riduce l'energia della corrente e, in generale, concentrando la dissipazione energetica in alcuni punti localizzati. Ecco, ci può essere un altro modo di intervenire. Io vi ho anche detto, noi potremmo anche accettare che la corrente mantenga il suo carico energetico elevato, e, però intervenendo per evitare l'erosione. Come si può fare, ad esempio, con pavimentazioni d'alveo, con i cosiddetti cunettoni. Quindi se noi, ad esempio, cementifichiamo l'alveo, oppure con un intervento più meno impattante, più green, lo rivestiamo con massi di grossa pezzatura, creiamo dei cosiddetti cunettoni, allora la corrente mantiene la sua velocità, mantiene il suo carico energetico alto, ma non riesce a erodere l'alveo perché l'alveo è protetto. Però questo tipo di intervento, ricordatevi, sarebbe un intervento di tipo distribuito, quindi se l'alveo è lungo 10 km lo devo rivestire per 10 km. Ecco, invece le briglie hanno il vantaggio che io localizzo l'intervento in alcuni punti. Ora, se voi girate per montagne, esempi di interventi con briglie ne trovate a bizzeffe. Io posso farvi vedere qualche foto. Ok,
che già vi ho fatto vedere, direi, però le recupero un attimo. Allora, al di là di queste che... ecco qua. Vedete, queste sono, vedete, una sequenza di briglie molto ravvicinate tra di loro. Ecco, questo, tra l'altro, direi che sì, questa è una foto che ho fatto io di recente. E vedete che qua c'è proprio l'intento di dire, osservate, a valle di questi salti si intuiscono dei massi di grossa pezzatura disposti proprio a valle della briglia, proprio perché quello è il punto di erosione localizzata, quindi si interviene proteggendo l'alveo immediatamente a valle della briglia, anziché intervenire su tutta la lunghezza dell'alveo. Poi tenete presente che il cunettone, perché una vostra domanda potrebbe essere perché qui hanno fatto le briglie e non hanno fatto un cunettone, no? Tanto qui non stiamo parlando di grandi distanze. Il cunettone però, facciamo attenzione, perché non riduce la velocità della corrente, anzi, se vogliamo l'accelera, perché rende l'alveo meno scabro. Quindi bisogna poi vedere che cosa c'è a valle, cioè nel senso che il cunettone, qui se avessero fatto un cunettone, che cosa c'è a valle? Se a valle c'è un centro abitato, un torrente che passa attraverso un centro abitato a velocità elevatissima non è il massimo, perché se per caso uno ci casca dentro o se per caso comunque succede qualunque tipo di problema ci troviamo con una corrente a velocità alta. E invece con una sistemazione a briglie la velocità della corrente viene mantenuta contenuta, proprio perché la dissipazione energetica è concentrata in questi salti. Ecco, questo è un esempio, ma ne possiamo vedere tanti altri. Ecco, guardate, qui si vede proprio bene, vedete la presenza dei massi e si intuisce proprio qui la protezione con massi. È molto interessante perché questo è un esempio proprio che è abbastanza classico. Ecco, questo che vedete invece è a valle della briglia, ah no, però qua non si vede, aspettate un attimo. Ecco, adesso dovrebbe vedere. A valle della briglia, qui c'è una briglia a monte, tra l'altro una briglia selettiva, qui sto fotografando una briglia selettiva. A valle vedete delle briglie tradizionali, ecco, a valle della briglia selettiva, sempre per proteggere l'alveo, perché la briglia selettiva comunque causa un'accelerazione della corrente, perché la corrente passa attraverso la fessura, per proteggere l'alveo hanno fatto questo cunettone. Un cunettone che poi va a sfociare in una briglia successiva. Ecco, questo è un esempio di come potrebbe essere una sistemazione a cunettone. In questo caso è molto breve, però è un esempio che è significativo. Oltretutto viene fatto questo canale centrale con il chiaro intento di tenere il filone principale della corrente lontano dalle sponde. Ecco, questo è un dettaglio di questo cunettone. Ecco, questa è la briglia selettiva che a valle ha questo cunettone. Vedete che in realtà questa è una briglia mista, consolidamento in parte, perché la fessura non arriva fino alla base, non arriva fino al fondo alveo. La fessura si ferma a una certa altezza, quindi fino a quell'altezza è una briglia di consolidamento, al di sopra sono stati messi quei longheroni proprio per trattenere il materiale solido. Questo è un torrente che ha dato problemi di colate detritiche in passato. Ha a monte un bacino idrografico alpino abbastanza vasto che fa proprio da imbuto, va a finire dentro a questo torrente con la presenza di fenomeni di smottamento, di ghiaioni, quindi è un torrente che in effetti ha dato dei problemi di colate detritiche. Ecco, qui vedete la briglia e poi a valle non si vede, ma c'è il cunettone, qua si vede un po' meglio. Eccolo qua, il cunettone che comincia. Bene, poi andiamo avanti ancora, questo è un altro esempio di briglia selettiva, vedete che qui si vede molto bene, qui hanno deciso di fare questo intervento con una briglia a finestra, a monte c'è la piazza di deposito che viene periodicamente pulita, perché periodicamente vanno svuotate per mantenere l'efficienza. Questo è un altro esempio di briglia selettiva, si vede, sì, comunque, va bene, basta. OK. Allora, come si progettano appunto le briglie? Per prima cosa bisogna, qui c'è un'altra foto ma non ci interessa, per prima cosa bisogna capire quale pendenza vogliamo dare all'alveo.
Ecco, quale pendenza dare all'alveo è una domanda da $1000 in Marrebus. Ecco, la pendenza che noi vogliamo conferire all'alveo la chiamiamo pendenza di correzione. Ecco, bisogna capire qual è la pendenza di correzione. La pendenza di correzione, idealmente, noi vorremmo che fosse la pendenza tale per cui non si verifica né erosione né deposito. Cioè noi cosa vorremmo fare? Vorremmo portare l'albero in equilibrio. Noi vogliamo, nello specifico, evitare erosione. Ecco, quindi è chiaro che se siamo in situazione di erosione, la vogliamo evitare, non per noi la situazione ideale è arrivare a una situazione di equilibrio, dove l'erosione viene compensata dal deposito, dal trasporto solido. Cioè si chiama equilibrio perché in realtà non è che non si verifichi erosione, l'erosione si verificherà sicuramente, perché immaginatevi, passa la piena, è chiaro che c'è un'erosione, no? Però nel lungo termine questi fenomeni erosivi sono compensati dai fenomeni di deposito, di modo che la pendenza dell'alveo rimane nel lungo termine costante, diciamo senza variazione di rilievo. Ecco, questo, per questo motivo le chiamiamo pendenza di correzione e vorremmo che fosse una pendenza appunto di equilibrio. È un equilibrio dinamico, cioè un equilibrio che evolve in continuazione. Ora, da cosa dipende l'erosione? Noi lo sappiamo, dipende dall'energia della corrente, dipende dal tipo di materiale che abbiamo sul fondo. Da cosa dipende invece il deposito è un po' più difficile capirlo, perché il deposito dipende dal trasporto solido in arrivo a monte. E allora andare a studiare questa pendenza di correzione, ovvero questa situazione di equilibrio, è un problema delicato, è un problema di non facile soluzione. È un problema, peraltro, che come vi dicevo prevede delle fasi alterne, prevederà questa situazione di equilibrio, fase di erosione durante le piene, fase di deposito durante le morbide, e quindi occorre studiare questa situazione. Ecco, vi dicevo, questa è l'incognita principale di questo tipo di progettazione. È l'incognita principale perché avremo bisogno, per poter rispondere a questa domanda, di misure di trasporto solido, avremo bisogno di conoscere molto bene l'idrologia di questo corso d'acqua, il regime delle piene, delle morbide, delle magre, il che non è semplice. E allora occorre affrontare questo quesito cercando di effettuare una decisione in presenza di incertezza. Bene, ora come ci si può comportare? Intanto fissiamo un limite inferiore alla pendenza di correzione. Ecco, il limite inferiore può essere rappresentato dalla pendenza di moto incipiente. Non so come Bratt ve l'ha chiamata, se ve l'ha chiamata come pendenza critica, io vi ho detto però che pendenza critica a me non piace tanto perché dopo si fa confusione con la pendenza critica dell'alveo. Ecco, comunque per intenderci esiste una pendenza tale per cui il materiale di fondo non si muove, o meglio è in condizione di moto incipiente. Ecco, questo è un limite inferiore, cioè noi la pendenza di correzione come minimo raggiungerà questo valore, come minimo. In realtà però è un valore troppo basso di pendenza. Perché? Perché se noi adottiamo questo valore significa che proprio nell'alveo non c'è erosione, mai. E allora, di conseguenza, l'alveo probabilmente diventerà un alveo in deposito. Perché siccome in realtà noi avremo trasporto solido in arrivo da monte, l'alveo diventerà un alveo in deposito. Allora, cerchiamo di capire che cosa succede in questo caso. Cerchiamo di capire come evolve l'equilibrio di un corso d'acqua. Cioè, se io assegno un valore della pendenza di correzione troppo basso, che cosa succede? Bene. Allora, vediamo di fare uno schema un pochino migliore di questo. Ecco, supponiamo
immaginiamo che io appunto vado a mettere un paio di briglie tali per cui io immagino di assegnare questa pendenza e vediamo che cosa succede se questa pendenza è bassa. Allora, se questa pendenza è bassa, succede che l'albero è un albero, diventerà un albero in deposito. Ecco, ovvero su quell'albero si verificherà la deposizione di materiale solido. Dove si deposita il materiale solido? Si depositerà a monte, laddove la corrente ha il carico solido più elevato. Poi man mano che viaggia verso valle il carico solido diminuisce perché parte del materiale si è già depositato e quindi la corrente depositerà meno materiale. Allora, che cosa succede? Che io avrò il grosso del deposito, ad esempio, qui, e poi il deposito cala e l'albero assumerà una pendenza che, come vedete, diventa maggiore rispetto a quella troppo bassa che io gli avevo dato prima. Cioè, il corso d'acqua reagisce a una situazione che non è di equilibrio, come? Ristabilendo l'equilibrio. Come lo ristabilisce? Aumentando la pendenza. E lo fa in modo naturale, aumenta la pendenza perché? Perché essendoci un carico solido elevato, deposita materiale e lo deposita laddove ce n'ha di più, cioè a monte. La pendenza aumenta. Fino a che punto aumenta la pendenza? Aumenta fino al punto in cui non si deposita più nulla. Perché? Perché la corrente guadagna energia e comincia a erodere. E l'albero raggiunge allora quella pendenza di equilibrio che noi abbiamo ricercato. Quindi, ripeto, noi abbiamo fatto una progettazione sostanzialmente troppo cautelativa. Abbiamo dato una pendenza troppo bassa, l'albero reagisce aumentando la pendenza fino a raggiungere la situazione di equilibrio, che era quella che noi cercavamo. Allora voi potreste dire, beh, però meglio così, no? No, non è vero, non è meglio così. Perché? Perché le briglie le ho fatte troppo alte. Io avrei potuto fare delle briglie più basse e oppure distanziarle di più e avrei risparmiato sul mio intervento, avrei avuto un intervento meno impattante. Che cosa me ne faccio di briglie così alte quando vedete benissimo che mi sarebbe bastata una briglia di metà di altezza? E questa è l'altezza che io cercavo. Cioè, io avrei potuto tranquillamente questa briglia qui spostarla più a monte e farla alta proprio di quella quantità. Ecco, attenzione, perché se sbagliamo troppo, vedete che quello che è successo qui è che la briglia è stata annegata dal materiale solido. Vedete, una briglia che prima sporgeva di, che so io, il doppio dell'altezza, 6 metri, adesso sporge soltanto di 3. Quindi la briglia è stata annegata dal deposito che io ho indotto con una progettazione troppo cautelativa. Attenzione, perché in alcuni casi si sono, le briglie sono sparite, proprio perché si è fatta una correzione laddove non ce n'era bisogno, quindi troppo cautelativa. Le briglie sono sparite, annegate completamente dal deposito. Io ho visto dei casi di corsi d'acqua dove uno vede la testa della briglia che sporge, che so io, di pochi centimetri, perché è stata annegata dal materiale solido. Ecco, in particolare se io vado a intervenire con delle briglie laddove ho deposito, quindi io mi sbaglio, penso di avere un albero in erosione, invece si tratta di un albero in deposito, intervengo con delle briglie e queste spariscono, vengono negate completamente. Ecco, quindi, in buona sostanza, la pendenza di moto incipiente rappresenta per me il limite inferiore. Ecco, poi, in realtà, appunto, se io prevedo di avere materiale solido in arrivo da monte, la pendenza di correzione andrà aumentata rispetto alla pendenza di moto incipiente. Di quanto? Bisognerebbe cercare di capire quanto materiale solido c'è in arrivo da monte. Bisogna cercare di effettuare un'analisi un po' sensibile, tenendo presente che se noi invece l'albero lo facciamo troppo pendente, che cosa succede? Succede esattamente questo. Allora, immaginiamo che questa pendenza di correzione fosse troppo elevata. Adesso qui è difficile fare un disegno perché praticamente è già questa pendenza di correzione è già orizzontale, però permettetemi di esagerare in questo modo. Immaginiamo che l'albero avesse una pendenza, dovesse avere una pendenza più bassa, quindi vedete questa linea blu,
quindi io ho sbagliato la progettazione, ho messo una pendenza di correzione troppo elevata, l'alveo invece ha una pendenza di equilibrio più bassa. E cosa succede a questo punto? Vedete che c'è erosione a valle della briglia. Cioè l'albero effettivamente va a raggiungere la propria pendenza di equilibrio, è più bassa e quindi mi si crea erosione a valle delle briglie. Cioè nel caso precedente avevo deposito a valle delle briglie, in questo caso erosione a valle delle briglie. Voi mi potreste dire, ma io valle delle briglie proteggo. È vero, però appena finisce la protezione, l'albero, visto che non lo potete proteggere tutto, perché se facciamo le briglie proprio perché non lo vogliamo proteggere tutto, laddove finisce la protezione, di nuovo si verifica erosione. Ecco, questa diciamo situazione che inconveniente presenta l'inconveniente che erosione a valle delle briglie ne mina la stabilità, quindi noi rischieremo, con un intervento di questo genere poco cautelativo, rischieremo di trovarci con delle briglie che crollano per erosione di valle. Bene, allora, la domanda è ancora aperta. Come si determina la pendenza di equilibrio? Fissato questo limite di inferiore, la pendenza di correzione, fissato questo limite inferiore, che è la pendenza di moto incipiente, come ci comportiamo? Allora, ancora una volta, il consiglio che vi do è quello di cercare di capire qual è la tendenza naturale a cui un albero tende. E quella è la pendenza di correzione che noi dobbiamo cercare di raggiungere. Cioè, dov'è che un albero in equilibrio? Dov'è che possiamo trovare un alveo in equilibrio, un alveo che magari nelle vicinanze, con caratteristiche climatiche simili, caratteristiche idrologiche simili, è possibile identificare degli alvei che sono in equilibrio, è possibile studiare la pendenza, oppure lo stesso torrente, più a valle, magari laddove la pendenza cala, ci sono dei tratti dove lo troviamo in equilibrio? Ecco, allora, se questi tratti ci sono, quindi noi magari scendiamo lungo il corso d'acqua, arriveremo a un certo punto dove la pendenza cala, perché chiaramente così succede, no? L'alveo a un certo punto, da alveo montano, diventa un alveo di pedicollina, la pendenza comincia a calare. Che cosa succede quando la pendenza cala? Magari cominciamo a trovare del deposito. Bene, allora, quella è già una situazione che per noi è già troppo cautelativa. Magari appena più a monte troviamo una situazione che non è né di erosione né di deposito. Ecco, quella è un'indicazione di quella che è la pendenza di equilibrio che noi dobbiamo dare anche a monte. Quindi, voi che cosa fate? Esplorate l'alveo. Un alveo che, guardiamo il profilo longitudinale, magari fa così, no? Allora, qui avete un tratto in erosione e sapete che è in erosione perché voi andate lì e vi chiamano perché vi dicono attenzione, qui ci sono delle frane, dei versanti che vengono giù, va sistemato il torrente. Bene, allora voi lo guardate bene, magari qui a valle avete deposito, qui cominciate a trovare dei depositi alluvionali, perché è chiaro che il materiale eroso poi quando arriva in pianura comincia a depositarsi, quindi qui trovate depositi alluvionali. E a un certo punto trovate una zona di magari in cui riuscite a trovare un equilibrio. E allora dite bene, io questa pendenza media della zona di equilibrio la voglio assegnare anche a monte. E allora qua faccio le mie briglie in modo che da assegnare quella pendenza. Questo è il modo in cui ci si può comportare. Ecco, poi esistono delle formule empiriche, qui vediamo se riesco a ingrandire questa pagina. C'è l'esempio di una, però attenzione perché queste formule empiriche ne trovate tante. Bisogna fare un po' attenzione perché valgono quello che valgono. Questa è la formula di Valentini, proposta da un idraulico italiano, credo che sia una formula che ha già un centinaio d'anni almeno. Semplicissima, e talmente semplice che voi ne capite che non può essere una soluzione soddisfacente perché è troppo semplice. Praticamente R è il raggio idraulico della sezione, che trovate qui, D è un diametro caratteristico del materiale d'alveo, potreste prendere il D90, e poi semplicemente fate il rapporto D90 diviso raggio idraulico,
lo moltiplicate per un coefficiente che varia da 0,087 a 0,094 e trovate la pendenza di correzione. Allora, queste formule empiriche che utilità hanno? Hanno l'utilità di darvi un ordine di grandezza. Per cui, intanto voi avete un limite inferiore che è la pendenza di moto incipiente, confrontate quello che è una formula di questo genere, il valore che una formula di questo genere vi può dare, c'è una pendenza che intanto vi faccio notare che l'intervallo qui tra 0,087 e 0,094 è un intervallo molto ampio, quindi all'interno di questo intervallo ne trovate dipendenze. Ecco, però cominciate a vedere, a confrontare questo intervallo con la pendenza di moto incipiente, vi può dare un'idea. Formule empiriche come queste ce ne sono altre, quindi cercate altre formule empiriche e poi soprattutto andate a osservare il corso d'acqua. Altro suggerimento, ci sono delle sistemazioni nelle vicinanze, magari anche sullo stesso corso d'acqua già fatte, che pendenza vi ha dato? Andate a vedere quella pendenza che è stata segnata. È una pendenza che ha originato deposito? È una pendenza che ha originato ancora delle erosioni? Ecco, questo è un altro suggerimento molto valido, perché magari trovate su un corso d'acqua del tutto simile di vicino o sullo stesso, magari più a monte, delle sistemazioni già fatte che vi danno delle indicazioni. Ecco, tenendo presente che chiaramente la forma della geometria della sezione trasversale può cambiare, cioè magari voi andate a vedere che cosa è stato fatto più a valle, ma più a valle il corso d'acqua si è già allargato, essendosi allargato magari ha delle caratteristiche geometriche diverse, quindi dovete fare le vostre dovute considerazioni. Ecco, poi tenete presente che, come vi dicevo, occorre avere un'entità del trasporto solido di questo corso d'acqua, e questa non è banale. Non è semplice stimare il trasporto solido di un corso d'acqua. Voi avete visto alcune formule comprate, ma sono formule molto approssimate. Ecco, un altro consiglio che vi do è: il trasporto solido di un corso d'acqua da qualche parte ve lo ritrovate, non è che arriva fino al mare. Quindi se andate giù a valle, dopo vi rendete conto se questo corso d'acqua, anche osservando la conoide, vi rendete conto se questo corso d'acqua ha un trasporto solido molto elevato piuttosto che no? Ecco, queste indicazioni, quindi queste osservazioni, devono essere la vostra guida, più delle formule empiriche, più della, in questo caso, della teoria che lascia spazio a molta incertezza. Lascia spazio a molta incertezza semplicemente perché le assunzioni con le quali lavoriamo sono assunzioni che non sono rigorosamente verificate. Ecco, quando siete in queste situazioni ricordatevi che l'osservazione è un complemento indispensabile a quello che la teoria vi suggerisce. Ecco. Bene, a questo punto immaginiamo che noi in un modo o nell'altro abbiamo deciso la pendenza di correzione. Bene, quando una volta che abbiamo deciso la pendenza di correzione, adesso il quesito successivo è: quante griglie facciamo? Quindi ritorniamo a farci il nostro schema di alveo a forte pendenza. Abbiamo il nostro alveo a forte pendenza, abbiamo determinato la pendenza di correzione, immaginiamo che sia questa. Bene, allora a questo punto è chiaro che abbiamo un secondo quesito, che è quello del numero di griglie da fare. È chiaro che noi, dovendo ridurre la pendenza di un alveo, abbiamo due strade: possiamo fare poche briglie molto alte o fare tante briglie non troppo alte e molto vicine tra di loro. Quindi poche briglie alte e quindi di conseguenza lontane tra di loro, oppure molte briglie non molto alte e di conseguenza vicine tra di loro. Allora, se io decido di optare per briglie che sono molto alte, chiaramente io quello che farò ne farò poche, e che cosa faccio? Ne piazzo una, può essere la prima volta, la prima valle, non è un problema, piazzo la prima, poi dalla sommità della prima, con l'altezza che io ho stabilito, vado a risalire con la
pendenza di correzione. Laddove incrocio l'alveo, piazzo la seconda briglia, avendo cura però di mantenere un franco di copertura di 1 metro. Quindi la seconda briglia non la vado a mettere esattamente qui, ma la andrò a mettere in questa posizione, in modo da assicurare un franco di copertura di 1 metro. Questo qui è 1 metro. Per ovvie ragioni, no? Perché se per caso mi sono sbagliato, un po' di erosione vale della briglia, vabbè, c'ho 1 metro di buono. Allora, questa soluzione ha il vantaggio di prevedere meno interventi, meno briglie, più lontane tra di loro. Ha lo svantaggio che le briglie sono più alte. E una briglia alta, voi capite, che intanto non può essere di altezza superiore a 15 metri per i motivi che già abbiamo discusso, perché non può originare molto in un vaso che si chiama di altezza superiore a 15 metri. Ma al di là di quello, anche una briglia alta 7-8 metri è un intervento più impegnativo, è un intervento che nel caso in cui dovesse collassare crea delle conseguenze a valle che sono più elevate. È chiaro che se voi fate 2 briglie in corso d'acqua e ve ne cede una, è metà dell'intervento è andata a quel paese. Se invece voi di briglie ne fate 5 e ve ne cede una, vabbè, 1 su 5 non è poi che sia quella tragedia, no? Ecco, e soprattutto dovete ragionare proprio sull'impatto che hanno queste opere. È chiaro che farne di più comporta più cantieri, comporta, se vogliamo, un impatto ambientale di costruzione che è un po' più elevato, ma anche fare briglie alte ha un impatto ambientale elevato, per ovvie ragioni. Quindi dovete cercare di capire quali sono i pro e i contro di una soluzione piuttosto che un'altra. Nelle foto che vi ho fatto vedere prima, le briglie erano numerose, non tanto alte, vicine. Poi tenete presente che la briglia alta, insomma, se qualcuno ci va sopra e poi cade giù, ecco, la briglia alta 2 metri non dà questo grosso problema di rischio per le persone. Una briglia alta 7-8 metri qualche problema di rischio lo dà, per cui io ho visto delle briglie che erano recintate perché non andassero, perché le persone non andassero in ciglio o non si avvicinassero al ciglio, no? Ecco, da un